Martedì 9 ottobre 2018, benvenuti a tutti a Cipher TV. Però la maglietta Foodspring la dovevi far vedere, vabbè, non importa. Va bene, oggi in warm up per quanto riguarda la classe. Saremo in team di due, oggi leggo perché è molto difficile. Saremo in team di due e si faranno 4 round for time, mentre l'atleta A si fa 500 metri sul rower, l'atleta B si fa invece per tutto il tempo un plank tenuto, un hold plank. Quando sono arrivati alla fine si scambiano, quindi in pratica 4 round, atleta A 500 metri row, atleta B plank, poi atleta B 500 metri row, atleta plank, plank e così via fino ai 4 round compiuti. Sono stato chiaro? Bene. Subito dopo avremo 2 minuti di pigeon pose per lato e poi avremo il banded hips opener. Anche in questo caso, come sempre, se non ricordate gli esercizi, qui sotto ci sono i link, potete andare a vedere tutto quanto su YouTube. Poi ancora una volta il controllo d'articular rotation per quanto riguarda le scapole, quindi faremo 10 in avanti, 10 indietro per ogni lato, e un control articular rotation per quanto riguarda le spalle, anche qua 10 in avanti e 10 indietro. A questo punto andremo a costruire un heavy set di 5 overhead squat. Il WOD di oggi è molto semplice: 1 km row, 100 double under, 30 snatch, 100 double under, 1 km row, più facile di così, carichi, pesi e tutto il resto, come al solito, nella grafica qui di fianco. A domani!